Si è svolta a Borgia domenica 19 luglio la festa dell'agricoltura a cura dell'associazione Il Cenacolo. L'appuntamento ha richiamato turisti ed appassionati da molti luoghi della Calabria, serata animata dalle musiche dei tarantaioni che dai gianberiani suoni tradizionali calabresi. Vice Sindaco Bruno, una giornata all'insegna davvero della partecipazione, sono arrivati un po' da tutti i luoghi della Calabria per la festa dell'agricoltura, sicuramente riuscita, giusto? Sì, questo è un settore importante per questa comunità, intanto bisogna dare atto al Cenacolo per l'impegno, per questo appuntamento, secondo appuntamento, che ha visto la partecipazione non solo di agricoltori di Borgia, ma anche del comprensorio. Alla partecipazione di tanti stand e questa è una giornata intensa che è partita dalla mattina, siamo qui quasi siamo a mezzanotte, ancora c'è tanta gente. Io penso che noi dobbiamo ringraziare le associazioni che si spendono per il territorio, per valorizzare quella che è, diciamo, la tipicità, i prodotti tipici, ma anche per mettere in salto un settore che vive un momento di grande difficoltà. Allora queste iniziative vanno nella direzione giusta di mettere in salto, voglio dire, quello che sono, voglio dire, i prodotti che vengono dall'agricoltura, la gastronomia, i prodotti tipici, e qui stasera vedete attorno a noi quello che c'è di questo settore. Grazie alla comunità di Borgia, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa.